Mattarella per la 41esima edizione della Festa dell'Emigrato. Questa è la terza giornata, Sagra della Crespella, inizio ore 21, poi il grande concerto con Ciccio Nuciere e Kumelka. Abbiamo il sindaco. Chiusura, abbiamo dimenticato qualcosa. Il ballo del Camiddo, questo l'avrebbe detto lei, signor sindaco. Il ballo del Camiddo. Oggi Pasquale Manessa fa il compleanno, lo diciamo poi dal palco. Si è dedicato anche oggi con tanta passione per curare nei minimi dettagli quella che è una sua creatura per esclusiva per la festa dell'emigrato, la festa del il ballo del Camiddo, appunto. Avete detto voi benissimo, 41esima edizione della festa dell'emigrato, Sagra della Crespella, e la festa con, diciamo, la tradizione, ormai la più lunga tradizione, 41 anni, Sagra della Crespella, tanti sacrifici, ma altrettanta passione. Se li vediamo, inquadrateli, c'è tanta gente, ci sono stati tanti giovani, quest'anno il comitato di cui non faccio parte si è rinnovato, si è ringiovanito, ci sono tanti ragazzi che ci fanno ben sperare per quello che faranno nei prossimi anni. Io colgo l'occasione per il vostro tramite di ringraziare anche i pochi comitati, il comitato della Sagra del Pepichino che stasera ha voluto fare un gemellaggio con Prunella, Musa e Prunella, infatti vediamo qualche rappresentante della Sagra del Pepichino che è qua con noi. Dico noi perché mi sento, anche se non faccio parte, e quest'anno come non mai mi sono defilato per ovvi motivi, per i tanti impegni. Se c'è qualcosa che non andrà come i ragazzi hanno programmato, faccio il mia colpa e la faccio ricadere su di me, perché veramente quest'anno li ho totalmente abbandonati. Comunque diciamo, sindaco, che lei quest'anno se la sta godendo la festa, lei è comodamente seduto in poltrona, comunque qualche direttiva ai giovani, questi del comitato, gliela... hanno sempre bisogno di consigli, è chiaro, non si disdegnano mai consigli, buoni consigli per far sì che tutto scivoli al meglio, senza imprevisti, e ripeto, perché non è facile gestire e far sì che tutto vada bene in 5 serie di festa, badiamo, 5 serie di divertimento, di sano divertimento. C'è sempre qualcuno magari che a fine serata, per qualche motivo, magari per il parcheggio scomodo, perché la sedia non è stata spolverata, se ne andrà a casa un po' scontento, però la gran parte della gente che viene a Prunella ci ritorna, rimane colpita dal colore, dall'affetto, dall'organizzazione e dal divertimento che riusciamo ogni anno, dico riusciamo perché anche mi sento parte integrante di quella che è la mia frazione, la frazione che mi ha cresciuto. Io ho 50 anni, la festa dell'Emirato ne ha 41, quindi mi sono cresciuto a pane e festa dell'Emirato. Ecco, questo volevo appunto dirle, sindaco, 41 anni, io ieri sera, l'altra sera dal palco ho detto brava Prunella, bravo chi all'inizio, 41 anni. Sì, 41 anni fa, un ringraziamento è chiaro, va a chi ha avuto l'intuito, la brillante idea di creare questo momento di incontro, di raccolta, di amicizia e di riferimento tra i tanti emigrati, perché Prunella ne presenta un numero elevato, così come tutta la nostra Calabria, la nostra Merito, la nostra provincia, e questa piazza spesso è punto di incontro. In questa piazza, lo possiamo dire con gioia, è anche sbocciato qualche amore, si è formata qualche famiglia, quindi è con piacere che se riusciamo a far incontrare tanti amici che magari non si rivedono per anni o per qualche mese, è per noi un motivo aggiunto di felicità e di soddisfazione. Ringrazio quindi chi ha avuto l'intuito di ideare e far partire questa festa, ma un ringraziamento va anche a chi, chi ha avuto l'intuito sono stati in tre. La festa è nata sull'idea di Buonanima di Totò Rodà e Buonanima di Mario Serrano, che sicuramente dal cielo oggi sono felici come lo sono stati nel momento in cui è nata questa festa, e Ciccio Brescianini, ma altrettanto mi sento di ringraziare chi ha avuto l'idea di riprendere questa festa che era per un anno è stata sospesa, e zio Saverio, che non c'è più pure lui. Un ringraziamento va, sì, chiaro.
anche a Totò Franco e a Gianni Malagrinò. Noi per anni abbiamo dedicato, io mi sento anche quest'anno di voler dedicare questa serata ai tre angeli, così li abbiamo sempre definiti, Totò, Saverio e Gianni. La festa si concluderà con, ieri c'è stato il memorial Totò Franco, la festa si concluderà quest'anno con il buffet in memoria di Gianni. Che dire, che mi sento di ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, che collaborano, che si sono spesi per, non solo per questa, la 41esima edizione, ma anche nelle passate. Un ringraziamento grande quanto il mio piccolo cuore. Nel mio piccolo cuore c'è posto per tutti quanti, per tutti quelli che presenzieranno anche così, con un passaggio volante a questa festa. Ma diciamo, un pensiero particolare va a chi da molto tempo che dietro i fornelli, li inquadrate, c'è tanta gente, ci sono tanti sacrifici. Comunque, come tradizione, sindaco, anche quest'anno sono arrivate le crespelle a casa, ai più anziani, a quelli che non possono arrivare in casa. Quest'anno qualcuno in meno, ogni anno purtroppo non è facile soddisfare tutte le richieste. Quest'anno il comitato ha pregato tutti quanti a venire a ritirarli, ha voluto ritirarli presso lo stand, presso la cantina. Invece ha avuto il pensiero, così si è deciso, mi è stato comunicato, di farle arrivare alle varie strutture, diciamo Piccola Opera, Marino per l'autismo, Comunità Emmanuel e qualche altro soggetto svantaggiato, diversamente abile, diciamo. Per chiudere, sindaco, perché stanno facendo le prove, voglio dire, 41 anni di festa dell'emigrato, il pensiero e la voglia di tutti i brunellesi sono quelli che possa continuare ancora nel tempo questa festa. Io qualche anno fa avevo detto che ho chiuso con la festa dell'emigrato, però non è giusto che sia così e mi sono dovuto ricredere con grande, diciamo, convinzione. Io per quello che posso fare, per quello che potrò fare nel mio piccolo o grande o piccolo che sia, il mio sforzo, la mia partecipazione, mi spenderò con tutte le mie forze affinché questa festa possa continuare e possa sempre crescere come nel tempo. Bene, sindaco, a questo punto ci godiamo la serata, sì, bellissima, con Ciccio Nugera, le Crespelle, sì, stasera, ballo tu camicia. Stasera non è il mio, pensavo fosse il mio. In diretta. Casualmente non squilla il telefono del sindaco. Stasera abbiamo modo di vedere tra di noi, per gregario, di inquadrare il camion della protezione civile, perché c'è il ballo del Camillo, può sempre succedere qualche cosa di qualche imprevisto, per scoppiare con imprevisto. Ci sono i ragazzi della protezione civile e mi sento come sindaco di questa città di ringraziare di cuore questi volontari, perché cosa diversa è ringraziare, e lo facciamo di vero cuore, i carabinieri, i nostri vigili urbani, ma a un taglio diverso ringraziare, consentitemi, e non me ne voglia nessuno, i ragazzi della protezione civile che effettuano un servizio da volontari. Quest'anno il loro contributo, il loro lavoro è stato preziosissimo, sono intervenuti tantissime volte, di giorno, di notte, di domenica, di festa, con veramente in maniera encomiabile. Quindi il mio grazie grande va a questi ragazzi e a tutto il mondo del volontariato, per come si spendono, per quello che fanno e per la passione che ci mettono in ogni cosa che fanno. Bene, questi ringraziamenti del sindaco agli operatori e tutte le persone. Sì, a Studio 95, a Medio TV, il ringraziamento lo lasciamo per ultimo. Io vi ringrazio e vi do appuntamento con un bel bicchiere di vino, un buon bicchiere di vino, una crespella calda, magari tra una mezz'oretta, che dite? Senz'altro. La proposta del sindaco, certo. All'unanimità, sì, la facciamo all'unanimità. La porteremo anche al nostro direttore. Un saluto a chi, per il vostro tramite, ho l'occasione di salutare tutti coloro che non hanno la possibilità, la fortuna e il piacere di poter essere con noi. Un abbraccio forte forte, ciao. Grazie sindaco, buonasera. Siamo dentro gli stand, abbiamo il presidente Demetrio Messineo, buonasera. Noi lavoriamo, non giochiamo. Lo so che lavorate, presidente, quindi si prevede una gran bella serata questa sera. Speriamo. Speriamo che la gente ci dia anche loro soddisfazione a noi. Sicuramente, c'è già comunque. Speriamo di darla a loro.
sicuramente, non c'è dubbio. Comunque già tutto organizzato, tutto pronto, vi facciamo lavorare. Grazie, andiamo. Buon divertimento. Grazie, grazie a lei. Vediamo se riusciamo qualcuno, ecco, se Dario mi segue con, ecco qua c'è reparto cucina, reparto cucina, troviamo una voce. Buonasera. Vi disturbiamo perché siete proprio nel centro del lavoro sicuramente. Come va? Come vanno le cose? Benissimo. Ferragosto con le crispelle. Ferragosto con le crispelle, bellissimo. Quanti quintali di farina abbiamo utilizzato quest'anno? Insomma, tanti. ancora ce ne vuole parecchio. Ce ne vuole parecchio. Comunque siamo pronti. Per iniziare ancora. Siamo pronti a soddisfare tutte le persone. Inizia di tutti. Di tutti, vero? Tranquillo. Bene, buon lavoro. Vi lasciamo con. Ringraziamo. Buonasera, la ringrazio. Grazie, gran lavoro. Grazie. Mi raccomando, le crespelle non le bruciamo, eh? No, speriamo di no. Le facciamo buone? Sì, sì. Che c'è la sarda? Come si dice? Che c'è sarda? Alice si dice, non sarda. Poi zucchero? E basta. E basta. Va bene. C'è il miele. Ah, c'è anche con il miele? Sì, sì, se no va bene così. Va bene. Zucchero. Ok, buon lavoro. Eccola qui la voce. Noi prepariamo i sacchetti, io passo le crespelle nello zucchero. Questi sacchetti dove vanno a finire? Ma alla gente che viene? Sì, alla gente, poi li distribuiamo. Foto, quindi state preparando tantissime perché si prevede tanta gente, quindi. Si spera. Dai, zucchero, Alice. Sì, eppure con il miele arriva. Anche con il miele. Sì. Quindi quanti sono pronti già? Abbastanza? Abbastanza, sì, abbastanza. Sì. Belli caldi li facciamo. Belli caldi, caldi. Adesso inizierà la fila, quindi. Sì. Va bene. Ok. Buon lavoro. Grazie mille. Grazie, grazie. Bene, presidente, ce ne andiamo subito, liberiamo. Grazie del contributo. Buon divertimento. Buon divertimento anche a voi che lavorate. La simpatia, la gioia numeror, e a parte di bella mia, senti la serenata, e amando per te, oh, la bella amata. Ho trovato Franceschino Meduri, ciao. Salve. Ciao, da dove vieni Francesco? Da Brunella. Da Brunella? Ecco, un parere sulla festa. La festa è molto... è molto bella, da 41 anni che continua così e ringraziando il cielo c'è tanta gente, ci stiamo divertendo e speriamo di continuare a farne sempre di più finché ci sarà bello festeggiarlo tutti insieme. Bene, un saluto particolare a qualcuno. Un saluto a tutti quanti quelli che ci stanno vedendo, vi ringrazio e stasera qua a Brunella fino a celebrazione della festa dell'immigrato, chi vuole venire è ben accolto. Grazie. Sì. Grazie. Bene, accanto al sindaco c'è un personaggio storico di Brunella. Un grande personaggio. Ecco, il signor Pasquale. Maressa Pasquale. Maressa Pasquale che compie. No, compie. Ah, oggi è il compleanno. Oggi ci vuole dire lei l'età? 88. 88, 88 anni. 88 e compotto. Ecco, lui è il ideatore del Camiggio, colui che cura nei mini in particolare il nostro Camiggio. Anche questa oggi ha festeggiato il suo compleanno sistemando gli ultimi dettagli con cura e passione. Quindi il è Valentina Lanti, eh. È Valentina pure. Naturalmente, dice la grande preoccupazione di Pasquale che sarà con noi per altri 100 anni, questo è l'augurio che facciamo, è quello di far continuare questa tradizione, quindi gelosamente sta consegnando la sua tradizione, la sua esperienza nelle mani di una ragazza di Brunella, Valentina Lampi. Quindi una ragazza. Una ragazza la sta seguendo e diciamo che potrebbe anche sostituirlo, ma noi non vogliamo che lo sostituisca, vogliamo e auguriamo a Pasquale che sia con noi per altri 100 anni. Con tutto il cuore glielo auguriamo. Non si sente. Glielo auguriamo con tutto il cuore. Auguri che lei rimanga con noi ancora per 100 anni, come ha detto il sindaco. Grazie. Naturalmente, se Dio vuole, tra qualche paio di anni, al 100° anno, faremo 10 camiti contemporaneamente. Sì, sì, sì. Grazie, auguri. Grazie.
pelle? No, ancora no. Adesso deve fare la fila. Guarda che fila che c'è. Come gradite le crespelle, con le alici oppure miele, zucchero? Zucchero. Zucchero, niente alice. Niente. Da dove venite? Da Milano. Milano, la prima volta? Sì. Questa è la prima edizione. Sì. Mi raccomando, poi balla la tarantella. No. Sì, dai. No. Ciao, buona serata. Se le crespelle? Sì, sì, prego. L'alicia oppure? Alice, Alice, sempre Alice. Quante, quante? Due sacchetti. Ma aspetta il terzo. Bene, grazie. Grazie. Vieni qua che non ho capito. Buonasera. Buonasera. Siamo pronti? Spero. Ecco. Voi siete pronti? Noi sì. Come mangia le crespelle? Tu come li mangi, Teddy? Giovanna. Alice, zucchero. Zucchero, zucchero. Non lo zucchero. Zucchero. C'è anche il bicchiere di vino? No, assolutamente. Buonasera. Buonasera. Da dove vieni, signora? Genova. Genova. Genova, Genova. Ecco, c'è, le crespelle sono pronte, come le gradisci? Stiamo aspettando, quelle col sale. Col sale? Col sale. Lo zucchero? No. No, quindi Alicia. Alice. Come va? Siamo pronte per le crespelle? Bene, bene, come va? Bene, bene. Come le gradiamo le crespelle questa sera? Con l'alice oppure? Con l'alice e col miele. Col miele? Anche il bicchiere di vino? Certo. Mi raccomando. Lei, signor... Signor Bresciadini. Lei è uno dei personaggi storici della festa dell'emigrato, vero? Sì. 40... Lei è... Io, Mariano Serenò, povero Mariano Serenò e povero Totò Rodà. Totò Rodà. Quindi grande, quindi 41 anni fa avete deciso di fare queste feste qui, eravamo lì seduti in piazza, cosa facciamo? Ci siamo alzati e dice, ma facciamo qualche cosa per Brunella, in effetti è riuscita, quindi 41 anni, quindi lei ha lasciato questa eredità ai giovani di Brunella? Giovani, sì, e si sono comportate pure loro bene. Si sono comportate veramente bene e speriamo ancora per 41 anni di andare avanti. Lei sta facendo tranquillamente la fila per le crespelle, no? Normalmente come tutti gli altri, no? Come gradisce le crespelle? Ma non c'è tanto per souvenir, come souvenir, sa? Prendere una, due, una io, una mia moglie. Sì, sì, ma dico come Alice. Con... Alice. Ma lo sai chi è? Sì, infatti, sì. Stavamo parlando di questo, signor Bresciadini. Infatti lui ha detto 41 anni fa. Mi ha promesso dopo questa sera che tornerà a far parte del comitato. Benissimo. È un impegno di fronte alla televisione. Speriamo. Guarda, se la salute, se la salute mi permette, immagina, a me mi è rimasta nel cuore questa festa qui, quindi non posso lasciarla, non posso dimenticare. Ci spiegava che 41 anni fa, sindaco, erano seduti signor Bresciadini con Totò Rodà e Mariano Serenò, erano seduti in piazza e hanno deciso cosa facciamo. Facciamo la festa del stava sì, il primo ringraziamento che abbiamo detto, il primo ringraziamento va a loro, il secondo va a chi la sta facendo continuare, il terzo a tutti coloro che si spendono per questa manifestazione, esatto, in qualsiasi misura, esatto. No, qui bisogna veramente continuare perché Brunella è piccolino ma c'ha un cuore grande. Bravo. Per tutti, veramente. Complimenti. Grazie.
fino a chi non lo può, fino a chi non lo può, non lo sopportare. Cantava lo signor, cantava lo signor, cantava lo signor, e beve stile. L'ha portato sempre nel cuore e forse oggi il suo sogno sta diventando realtà. Ha infatti venduto casa per comprarla in Italia. Chiamo signori per salire sul palco il signor, facciamo un applauso mentre lo dico, il signor Diego Serrano. Se la moglie e i parenti vogliono salire cortesemente,
Dai, velocemente così chiudiamo e stringiamo che è tardi. Diego, non ho sentito l'applauso. Signori, 50 anni fa è partito per il Canada Diego. La moglie, cortesemente, per la foto di rito, veloce. E qualche parente, Umberto? Allora, se il signor Bruno Taverna vuole salire sul palco, Bruno Taverna cortesemente sarà lui assieme al presidente a consegnare la targa, poi vi sveliamo anche il perché. Mi è stato richiesto dal comitato per il prezioso contributo, la grande collaborazione, per la pubblicità che fa gratis per questa manifestazione e per Prunella, è un debito che il comitato ha con Bruno e lo salda per il tramite, mi ha chiesto, di un mio abbraccio, poca cosa, ma ti devi accontentare di questo, Bruno. Grazie. Buonasera. Sì, allora facciamo dire qualcosa prima consegniamo la targa a Diego e poi gli facciamo dire qualcosa, se mi date la targa, la legge il presidente. Comitato Prunella per la festa dell'emigrato, emigrato dell'anno. Chi onora la propria terra onora se stesso. Grazie per la presenza costante. Il comitato. Grazie a tutto il comitato e tutti Prunella qui. Il mio sogno è stato realizzato, non so se lo sapete tutti voi, sono già residenze di Sanremo, no? Sono già residenze di Sanremo. Dopo 50 anni ho avuto la mia, come si dice, la mia il mio sogno che 50 anni fa volevo andare a abitare a Sanremo. Ho fatto 50 anni di America lavorando, qualcuno non ci crede, però ho fatto i soldi lavorando, sempre lavorando, io e mia moglie, e c'ho le prove pure anche, capito? Grazie a tutti. Sì, salutiamo Diego con un applauso, deve essere forte, si deve sentire dal Canada. Lo sentiranno per il tramite della televisione e della radio. Io adesso, prima di salutarvi, voglio ringraziare Bruno che mi dice che vuole dire qualcosa. Buonasera, intanto niente di particolare, volevo solo ringraziare tutte le persone che giornalmente manifestano il loro affetto, la loro stima, la loro simpatia, il loro ascolto nei confronti della nostra radio. 40 anni di radio e la cosa più bella dai dati Auditel quest'anno è emerso che nella città di Merito Porto Salvo, perché abbiamo praticamente il rendiconto degli ascolti che facciamo con la radio, è emerso che nelle contrade del comune di Merito Porto Salvo la contrada dove maggiormente viene ascoltata la radio e Prunella, per cui significa che in ogni casa Prunella praticamente ascoltano Radio Studio 95, per cui mi è sembrato giusto, doveroso ringraziare ufficialmente Prunella. Grazie e buona continuazione e buon divertimento a tutti. Grazie. Sì. Allora ritornano credo i Cumelca e chiuderemo con il ballo del Camiddu. Io a nome di tutta l'amministrazione prima ma ancora e dopo a nome dell'intero comitato, di cui mi onoro in questo momento di poter essere il portavoce, vi ringrazio ad uno, anche se è difficile, vi ringrazio per tutto quello che avete fatto e per tutto quello che farete, e vi chiedo, ve lo chiedo con un grande cuore, un grandissimo cuore, un applauso per tutti i ragazzi, per tutti coloro che hanno voluto e creduto in questa manifestazione, per quello che hanno fatto e per quello che faranno. Sto musica si meni, sole pecorari, sto musica si meni, sole pecorari, e beh.
magico Leo, se verrà magico Leo. Facciamo un applauso a Lorenzo, dai forte! Ehi, battete le mani, spontaneo! Battete le mani! E a Carmelo, viva il Ducci! Thank you.